È una Dinamo che parla macedone, che rimane in vetta al gruppo C della Next Generation K a Bologna grazie al secondo successo di giornata 66 a 54 contro Brescia dopo la vittoria mattutina proprio con i padroni di casa della Virtus. La squadra di coach Carlini gioca una partita solida e piazza il break decisivo ad inizio quarto periodo, l'11-0 firmato Jakimoski, Milovaniki fa il vuoto, Brescia prova a reagire ma è Martis con una tripla contro la zona a chiudere il conto. Sassari dimostra così la bontà della propria spedizione nonostante la mancanza di amalgama, gioca una pallacanestro efficace integrando al meglio le proprie stelle. A riposo Meme Kalidou, visto che non si possono schierare tre stranieri, massimo due, è la coppia macedone che confeziona la vittoria come un pacchetto regalo. Jakimoski, già grande protagonista nel successo contro Bologna, realizza 16 punti con 7 su 20 dal campo, 17 rimbalzi, 6 falli subiti e 6 assist, mentre il compagno scrive 22 punti con 4 su 12 da 3 punti e 5 rimbalzi. Bravi Palazzi con 6 punti e 7 rimbalzi e Martis, mentre Brescia sbatte contro la zona della Dinamo tirando con 4 su 27 da 3, percentuale che la condanna alla sconfitta. Domani la Dinamo dovrà lottare anche contro la stanchezza e gli incontri ravvicinati e se la vedrà con Reggio Emilia e Pistoia per giocarsi tutte le proprie carte di qualificazione. Prestiti personali Banco di Sardegna. Trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi. Banco di Sardegna, Gruppo Biper.